Ciao a tutti e a tutti, bentornati in un nuovo video. Allora, sinceramente, ho portato la passata. Oggi ho portato la passata e mi sento tipo rivivere i miei momenti da piccola, ma questi sono solo dettagli di quello che vi mostrerò in questo video, che sono i preferiti di luglio. Ragazzi, è già finito luglio. Ok, sta avvicinando, si sta avvicinando il periodo della scuola. Ok, partiamo con questo video. Allora, la prima cosa che vi ho sempre mostrato, mi pare, no, non è sempre la prima cosa, ma vabbè, è la cover. Ho comprato da Cover Store per la prima volta, ho comprato Cover Store, come l'ho detto, ho comprato per la prima volta una cover, appunto, che là sono tipo stupende, semplicemente rosa, cioè tutte le possibilità rosa. E non so, mi piace un casino, un botto. Super protettiva. E poi c'avevo un buono di 5 euro, quindi ho detto perché no? E allora l'ho presa. Mi sembrava una cosa carina. Poi tipo, non lo so, tipo soft, non lo so. Vabbè, dettagli. Poi le canzoni. Non ve le sto a fare ascoltare perché tanto copyright. L'altra volta mi sono arrivate un sacco di segnalazioni per i copyright. Tipo, cosa sta succedendo? Quindi non ve le riproduco. Ma vi dico i titoli. This is what you came for di Calvin Harris, feat. Rihanna, che è quella you. Vabbè, vi faccio sentire solo. Basta così. Poi ho ritrovato adesso, dopo un po' di tempo che l'avevo eliminata, Work. Ok, e poi One Dance, quella I need one dance, got a Hennessy in my hand, one more time I go. One more time before I go, higher powers taking hold on me. I need a one day. Ok, quella. E poi Nessun grado di separazione di Francesca Michelin. Ok, poi le app sono Pokémon Go, sì ragazzi ce l'ho anch'io, FIFAGAM, Hooked, che voi vedete una persona con uno stile troppo figo, volete trovare quella certa maglietta, gli scattate una foto, tipo a Stalker, la postate su questo sito, cioè su questa applicazione insomma, e della gente, cioè altra gente, vi troverà appunto dove potete comprare queste cose se non sapete dove poterle comprare. Poi ho Bitmoji, che è l'applicazione che adesso si è collegata con Snapchat, che appunto c'è nella classifica anche Snapchat, perché vabbè, Snapchat è il mio regno, cioè tipo mine. Ok. Altra cosa del mese è questa bandana, perché per andare al mare è tipo una cosa stupenda e... Ciao mamma! E vabbè. E quindi questo bandana, perché per andare al mare, cioè, è super necessaria, perché mi ustiono la testa, sono bianchissima durante l'inverno, infatti se vedete tipo i miei vecchi video sono tipo bianchissima, e quindi ho bisogno della bandana in testa, perché mi si brucia letteralmente qua, diventa tutto rosso, quindi grazie a questa bandana non lo sono. Ok, poi sto usando molto questo washi tape, che è uno scotch colorato. Lo sto attaccando praticamente dappertutto ed è veramente troppo carino. Cioè, ho questi quadratini bianchi su uno sfondo tipo Yeah, I'm doing like this. E così, cioè tipo no? Ok, mi sembrava carino. Ora posso anche mostrare il mio unghie, cioè non mi vergogno più delle mie mani. Poi ho trovato questo struccante fra cose tipo del compleanno. Questo, che è uno struccante della Clinique, praticamente tutto olio. Cioè tipo, dopo si divide. E però, avete presente quando sbagliate tipo l'eyeliner? Cosa così? Ecco,
Con questo mettete su un fazzoletto in una puntina di questo liquido, ve lo mettete leggermente così e la lana è andata via. Quindi questo è un lifesaver, ragazzi. Lifesaver. Però naturalmente la sera non uso quello per struccarmi, ma uso comunque i miei prodotti classici. Poi questo profumo qua, che è questo qua, non so quanto potrete capire e vedere da questa cosa, e si chiama Lilia Eau de Parfum Real Time, è 15 ml, non è tantissimo, mi è stato regalato per il compleanno, ma è veramente forte, mi piace un sacco, non lo so come mai, nonostante sia forte mi piace, e devo ammettere che non lo uso spessissimo, però quando esco fuori mi piace avere un profumo un po' intrigante, quindi intrigante, quindi insomma mi piace. Poi c'è questo, che è verde, qua non si vede, ma è verde e sono tutti questi colori tipo dell'arcobaleno. E cos'è Coccolo? Se avete visto il vlog dell'Elba sicuramente saprete chi è Coccolo e lo dovete sapere già, quindi andate a vedere il video del vlog dell'Elba. E niente, quindi Coccolino è il mio nuovo migliore amico. No, scherzo, non è vero, c'è i miei migliori amici umani che sono molto meglio. E poi ultima cosa, ma delle cose, perché poi dopo ho tutti i momenti e i vestiti. E è questo costume, che le slip sono tipo high waisted, quindi a vita alta, e sono questi qua, e sono gialle, cioè è giallo, è della Everlast, non so quanto vedrete, ma con la brandatura il giallo, devo ammettere che sta veramente super bene, e quindi mia mamma me l'ha ritrovata tipo fra le cose che mi avevano regalato quando avevo 7 anni, ma a 7 anni una cosa del genere. Proprio non mi stava una cosa così, ok? Quindi, e poi non avevo l'età giusta comunque per mettermelo. E comunque è super carina, adesso vi faccio vedere anche il sopra, che è una cosa, non lo so, boh. È questo, cioè mi sembra uno di quei reggiseni sportivi, ma questo che è bello, e poi, vabbè, di dietro è così naturalmente, però è molto fine. E poi davanti a così, non lo so perché mi piace effettivamente, cioè, però è carino, non lo so, mi piaceva, quando mia mamma me l'ha tirato fuori ho detto, dov'era, tipo il mio amore, e quindi niente, passiamo ai momenti. Allora, i momenti più belli sono naturalmente state le vacanze all'Elba, cioè perché ho passato tantissimi momenti là, risate, serate, mangiate, tuffi, amicizie, sì, ragazzi, un sacco di cose che sono veramente state stupende. E poi un altro momento è stato il riunimento, non so come si dice, l'incontro, ecco, diciamo, con le mie cugine, tornate appunto, meno male, finalmente dalla Sardegna. Andate a vedere il video degli abbracci su Instagram. Non vi dico cosa c'è dietro quei video perché è veramente un casino, cioè si è tipo registrato 3000 volte, però c'è riuscito alla fine ed è stato molto cool. Ci siamo divertiti un sacco anche a farli. E poi un altro momento non saprei dire qual è, perché comunque, vabbè, adesso voi questo video lo vedete appunto penso domenica o più là, e però io sono già partita per altre vacanze. E ragazzi, penso che queste vacanze saranno molto altrettanto divertenti, quindi molto contenta anche di questo. E niente, poi i vestiti sono appunto di solito le canotte, come al solito, e pantaloni corti, ma sto portando anche quelli lunghi, ragazzi, non so come, riesco a portare anche quelli lunghi. E poi, diciamo, un'altra cosa, un fatto che è successo, sono riuscita a mettermi il dilatatore dopo. Cioè, voi lo sapete che io con questo dilatatore ci ho litigato, veramente, ci ho fatta a botte io. E sono riuscita a fargli fare tutto il giro. Io era all'Elba, mi si è addormentato l'orecchio e gli ho fatto fare tutto il giro. E adesso ci sta, ma io vi giuro che veramente una cosa così non mi era mai capitata. Però... finalmente sono riuscita a metterlo e finalmente posso mostrarlo. E poi un altro momento è che sono riuscita a farmi ricrescere le unghiette.
E quindi adesso potrò ricominciare a mostrare le mie mani senza vergognarmene, perché io dovete sapere che quando me le mangio, comunque, perché dovete sapere che mi mangio le mani, cioè mi mangio le unghie, è una cosa veramente bruttissima dover mostrare le mani conciate in uno stato veramente orribile. Ma quando voi potete arrivare a uno scopo, un obiettivo che avete in testa, e poter non vergognarvi per una cosa che avevate in passato magari, secondo me è una cosa veramente stupenda. E quindi poter mostrare le mie mani a tutti senza dover fare tipo non me le guardare è veramente bello e molto più rilassante di quello che è. Ok ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, noi ci vediamo la prossima settimana, cioè quando torno, e però verrà naturalmente un altro vlog del primo giorno di vacanza e di risveglio del giorno dopo, perché saranno parecchie sorprese, presumo. Quindi noi ci vediamo nel prossimo video, un bacione, ciao!